Alessandro Luppi, titolare di Lab Gallery, è un piacere intanto essere qui in uno spazio così bello e Grazie. prezioso, anche perché da quello che so è un'ex tipografia. È stata molte cose, fra cui anche una tipografia, ma era una chiesa 1000 anni fa. Quindi c'è una spiritualità in C'è questo molta spiritualità in questo posto? posto, è un posto positivo, un posto che infonde energie positive, sempre. L'idea di mettere insieme due artisti, uno nord europeo, anzi nord americano Nordamericano. e uno del nord È Italia. uno del Nord Italia. È venuta a te questa idea? È stato un progetto che non si è sviluppato, viene dalla mia voglia di surreale, non surrealità, ma surreale. E dopo ho incontrato Vanni Cuoghi, ho capito che mi poteva fare un salto verso quella surreale esistenza che mi piace ricercare. Sono accanto a due lavori di Vanni, che sono due monolocali. Se ci guardate bene, dentro ogni opera c'è tante cose, c'è una storia, c'è una stanza, c'è delle persone. Questi monolocali sono un po' come, mi piace pensarli un po' come il mondo, che è un grande monolocale, e quindi come il monolocale è un grande mondo, come lo descrive lui. E quindi. Cosa ti ha colpito di questo artista quando l'hai incontrato? È favoleggiante sentirlo parlare, e questo mi ha fatto capire che poteva essere surreale quanto me. E da lì l'associazione con Marcel Zama, che è un artista altrettanto surreale, in maniera un po' più a volte cinica apparentemente, anche se in realtà non è così. E conoscendo questi due artisti, uno mentalmente e uno personalmente, mi è venuto in mente di farli confrontare, farli lavorare insieme, anche a distanza, anche senza la presenza di uno. Ed è nato, secondo me, una bellissima esposizione, perché è surreale. Oggi poi è l'inaugurazione, il vernissage, ma in Oggi è realtà la l'apertrice. mostra proseguirà Prosegue fino. fino a giugno, e chissà, forse nella surrealità, anche fino a fine anno, forse anche per 2 o 3 o 4 o 5 anni. Non c'è una fine al surreale. Se tu dovessi dire un'opera per ciascuno dei due artisti Sì. che secondo te li rappresenti più di tutte, perché forse chiederlo all'artista è difficile, perché un artista appunto li vede come suoi figli, però con l'occhio invece di chi espone, con l'occhio di chi cerca di colpire anche, immagino, nell'immaginario pubblico, Certo, ma io direi che per Vanni Cuochi l'immagine che lo può rappresentare meglio è una donna con delle gambe lunghissime. E per quello che riguarda Marcel Zama, l'orso. L'orso Orso. è un animale che ci richiama un po' a tutti all'infanzia. Credo che sia l'elemento che più rappresenta Marcel Zama, se devo pensarlo in questo modo. L'idea invece di inserire uno spettacolo di danza all'interno della galleria, con tutte le difficoltà dell'allestimento di una cosa del genere. Beh, nasce dall'idea di qualcosa di così, non di macabro, di truce, ma qualcosa di sanguinolento da inserire nelle storie strane di Marcel Zama e nelle storie surreali di Vanni Cuoghi. Anche Dracula, in fondo, è un personaggio un po' surreale. Chissà, magari è esistito davvero, magari no. In Allora. effetti una cosa che non è emersa e che non abbiamo detto è che nelle opere di Marcel Zama ci sono delle scene abbastanza Sì, truculente, ci abbastanza sono delle truculente. amputazioni, c'è Sì. della pornografia. Ma lui ha il suo modo di affrontare questi temi, anche in maniera sarcastica, quasi asettica se vuole, anche se in realtà ogni opera è anche quello un monolocale, o anche un grande monolocale se vogliamo. Possono sembrare all'apparenza truci, sarcastiche, sanguinolente, in realtà è il suo modo di affrontare ogni spaccato della società, che è anche quello della violenza, della pornografia, di ciò che accade tutti i giorni fondamentalmente. Però non incute timore a guardarle le opere di Marcel Zama, affatto. Bene, ti lascio andare perché il giorno dell'inaugurazione è un po' come per uno Lascia andare stilista. te, che devi andare a recitare più che altro. No, io a recitare no, a ballare. A ballare e a A ballare. recitare, insomma, a esprimersi. Ti lascio esprimerti. Grazie dell'intervista. A te.